Mancano tasselli importanti rispetto ai vantaggi ora previsti per le 8 ZES esistenti. Per questi motivi, Mino Borraccino, consigliere del presidente della Regione Puglia, bolla come un bluff la proposta di modifica del ministro del Sud. Raffaele Fitto vorrebbe creare una ZES unica, che viene presentata come una misura di sviluppo per il Sud. È un bluff perché va a mettere mano a delle ZES, a 8 ZES, di cui ne abbiamo anche una qui a Taranto che sono già perfettamente funzionanti, ne vuole fare una sola. E la ZES nasceva proprio, uno dei due motivi per cui nasceva era quella della sburocratizzazione. Creare un'unica ZES metterebbe nelle condizioni di nuovo di creare un cuoio di bottiglia dove tutte le domande arriverebbero nella struttura ministeriale e si perderebbe anche il contatto con i porti, che sono i luoghi, come nel caso della ZES Ionica del porto di Taranto, il luogo più importante dove avere il nesso logico dell'investimento tra il porto e l'investimento che ha un'agevolazione importante. La ZES Ionica porta la mia firma da assessore allo sviluppo economico nel 2019 della Regione Puglia e conosco con cognizione di causa i rischi che si porrebbero nel momento in cui si toglierebbe la peculiarità di una ZES autonoma rispetto ad una ZES unica. Le zone economiche speciali dunque sono strumenti di sburocratizzazione e agevolazioni fiscali alle imprese per insediarsi o per quelle già esistenti per ampliare la propria capacità produttiva col fine di aumentare l'occupazione nelle aree del Mezzogiorno. Ad oggi sono 8 le ZES, una in ogni regione meridionale ed insulare, con l'eccezione della Puglia che ne ha due, la Ionica interregionale con la Basilicata e l'Adriatica interregionale con il Molise.